Se spolliciate questo video, intanto facciamo arrivare a 6.000 mi piace, compriamo la felpa rossa anche a Ronaldo Junior. Prendiamo una bianca, una rosa, una nera e ci compriamo tutto. Con i soldi di papà, ovviamente, no? Oddio, ma quelle sono persone che avremmo trovato una coda assurda. Boom! Ragazzi, mamma mia, Ronaldo Junior, eccezionale! Questa già è la mia preferita. Cosa? No! La felpa più bella di sempre. Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e bentornati a Bomba in questo nuovo video della GA5 Mod Vita Reale da bambino Escheré Swag a bomba con il nostro Ronaldo Junior. Allora, in questo video ho deciso di ascoltare uno dei vostri consigli, perché io ovviamente, ragazzi, la serie cerco di portarla avanti nei migliori dei modi, nonostante ci sono, mi sono usciti tanti episodi, e ho ascoltato uno di voi nei commenti. Quindi ovviamente, ragazzi, vi invito a commentare nei commenti con tutto quello che vorreste vedere in più, aggiuntivo e tutto il resto, perché in questo video ho usato proprio un commento di voi per vedere quello che vedremo adesso. Infatti uno di voi aveva scritto sotto i commenti: Omega, possiamo ampliare il vestiario di Ronaldo Junior, ovvero aggiungere i nuovi vestiti? E io, ragazzi, ho colto questo commento subito tra le mie braccia. No, beh, scherzando. Quindi oggi compreremo, ragazzi, nuove felpe Supreme. Attenzione, nuove felpe Supreme a Ronaldo Junior senza che Cristiano Ronaldo lo sappia. Perché, ragazzi, anche Ronaldo è molto acchito di Supreme, però raga, Ronaldo Junior non lo dirà a Ronaldo. E vi dico una cosa: se spolliciate questo video, lo fate arrivare a tanti likes, mettete tanti mi piace, compriamo a Ronaldo Junior anche la felpa rossa, quella che ha Ronaldo, quella con Louis Vuitton, tutta rossa. Quindi se spolliciate questo video, intanto facciamo arrivare a 6.000 mi piace, compriamo la felpa rossa anche a Ronaldo Junior. Senza dirlo a papà, ovviamente, perché papà inizia a essere geloso, perché lui ne ha di più di me. Quindi mi raccomando, ragazzi, spolliciate. Prima di passare al video, ragazzi, voglio salutare su Instagram Giuseppe Di Marca e Las Vegas Bello, che mi dicono di essere un grande. Quindi ciao a entrambi e bella sempre la grande. Se anche voi invece volete essere salutati nei miei prossimi video, vi ricordo che trovate il mio Instagram qui in descrizione. Venendomi a seguire potrete avere la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video e rimanete aggiornati sui prossimi spoiler. Quindi mi raccomando, ragazzi, venitemi a seguire, Real Anthony. Benissimo, pagliacci, eccoci qui. Allora, durante il corso della storia della vita reale da bambino, abbiamo fatto le migliori cacchiate con Ronaldo Junior e le abbiamo comprato anche una felpa Supreme, sempre grazie all'aiuto di papà, che sta lì a spassarsela con la mamma Sam. E Ronaldo Junior, però, giustamente, come avete detto anche voi, Omega, nella vita reale non ci può essere soltanto un vestito, due vestiti, ma più 5, 6, 7, 8, 9, 10, insomma, quelli che sono. E quindi uno di voi ha scritto di comprare delle altre felpe Supreme, cioè in realtà ha scritto di aggiustare, di ampliare il vestiario di Ronaldo Junior. Quindi ho pensato, perché, visto che Ronaldo Junior piacciono le felpe Supreme, non andiamo a comprarne altre? Perché, ragazzi, ci sta un piccolo drop qui nella città di Los Santos, a Suburban, che dovrebbe essere in queste zone qui, ora non ricordo, e andremo a comprare qualche felpa Supreme, sperando che, cioè, perché io comunque le ho prenotate a nome Ronaldo. Quando sentono Ronaldo, ragazzi, ovviamente me le mettono subito da parte. Quindi, ragazzi, è proprio quella la felpa di cui parlavo. Se arriviamo a 6.000 likes, compriamo quella felpa rossa che ha Ronaldo addosso, la compriamo al nostro eroe Ronaldo Junior. Quindi dipende soltanto da voi. Anche se papà, ragazzi, ultimamente se la sta spassando e sta cercando e non sta facendo proprio più niente. Scusa, mamma, scusa. Comunque, papà, io esco, papà. Oh, daddy. Boh, dad, papà. Oh, papi. No, mi caga, regà. Papà, io esco, vado a fare una swaggata, vado per i fatti miei. Ci sentiamo stasera. Vabbè, io l'ho avvisato, raga. Poi non può dire Ronaldo Junior non mi ha avvisato che esci. No, io gli ho detto che esco e stiamo andando a comprare felpe Supreme senza dirgli niente, ragazzi, perché anche lui voleva quelle nuove. Però io non gliel'ho detto che sto andando. Se scherzo, Ronaldo Junior, vai, vattene a prendere, veloce. Bene, eccoci usciti di casa. A questo punto c'è soltanto da chiedersi quale veicolo prendo. Ehi, guarda l'FBI, quale macchina prendo? Quella di papà? No, no, quella di papà no, perché, ragazzi, sai che siamo andati a comprare felpe Supreme senza dirglielo, con la sua auto si incassa. Poi gli ho promesso che da quando mi ha regalato la mini moto Supreme, ragazzi, non avrei mai più preso la sua Lamborghini Supreme, anche se mi tenta una cifra, ragazzi, mi tenta tantissimo. Vabbè, la mia stessa elemento. Quindi direi, ragazzi, visto che
È l'estate, si sta avvicinando, fa un caldo della matosca e tra un po' le felpe manco le potranno mettere, no? Beh, la sera si potranno usare tranquillamente. Io direi, andiamo semplicemente in minimoto, Ronaldo Junior, come al solito. Vai, gang, targata Ronaldo, il nostro bomberino va a comprarsi le felpe supreme, bella. Ora ci andiamo, vediamo che felpe hanno. Io in realtà ero più indirizzato a prendere magari una un po' di tutti i colori. Non ne prendiamo una, due o tre, però prendiamo una bianca, una rosa, una nera. Non so se nera ce l'hanno, una rossa, non so se rossa ce l'hanno, non so in realtà che colori hanno, io sto facendo soltanto un'ipotesi, un'idea. Quindi vediamo un po' adesso che cosa riusciamo a trovare e ci compriamo tutto. Con i soldi di papà, ovviamente. No, in realtà, ragazzi, c'ho i soldi miei che mi hanno dato per quanto riguarda che gioco nel Real Madrid e nelle giovanili, però. I soldi di papà, ragazzi, sono meglio da spendere dei miei. Questo è poco ma sicuro. Mi sento più realizzato quando spendo i soldi di papà. Comunque, ora andiamo veloce, veloce al Suburban Shop, ragazzi. Andiamo a comprare, a coppare questo troppo di Supreme alla velocità della luce. Ronaldo Junior! Piano! Piano! Ok, grande bomber! Grande! Mamma mia, attenzione, ragazzi. Valentino Rossi, spostate proprio. Siamo GR a destra, aspettiamo il semaforo rosso. E siamo arrivati al Suburban Shop dove c'è il drop di Supreme. Bene, possiamo girare, ragazzi. Non vedo l'ora di comprare tanta bella. Ma, oddio, ma quelle sono persone. No, Ronaldo Junior, cosa hai fatto? No, vabbè, intanto parcheggia la minimoto. Ronaldo Junior, mi sa che hai fatto una cazzata assurda. Sapevi che c'era il drop di Supreme e non sei venuto prima. Sei venuto, che ore sono? Sei venuto solo 11 minuti dopo l'apertura, neanche! Hai azzoppato la moto, Ronaldo Junior, rialzala! Madonna mia, ecco, rimettila bene, bravo, ok. Ragazzi, mi sa che abbiamo fatto una cazzata. Non avevamo tenuto conto che al Suburban la voce si è diffusa che c'è il drop di Supreme e che avremmo trovato una coda assurda di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 15 persone, 20 persone, cosa? Sicuramente questi sono tutti per Supreme, perché ragazzi, quando non c'è il drop di Supreme non c'è mai nessuno in questo negozio e sicuramente vanno tutti a comprare Supreme. Ne abbiamo tenuto conto di questa cosa. E mo? Per un momento, ragazzi, io sono venuto qui a prenotarle, quindi di regola posso saltare tutta la fila. Gang, schere, sei rosicate. Infatti sto sentendo qui il commesso che sta facendo questioni con questo, oddio, sembra un boss mafioso cinese, e dice che non può aprire, cioè che può aprire tra 10 minuti e che non vedono l'ora di entrare per prendersi cose di Supreme e tutti quanti. Si ricorda di me? Scusi signore se la interrompo. Signore, si ricorda di me? Sono Ronaldo Junior, sono venuto a prenotarle le cose. E certo che si ricorda. Infatti, ragazzi, signore si ricorda che siamo venuti qui a prenotarle e che di regola non si possono prenotare, dice questo signore qua dietro. Senta, lei si faccia i fatti suoi. Grazie. Quindi sono il primo, giusto? Posso entrare per primo? Oh, attenzione, Ronaldo Junior salta la fila, eccezionale, che brutta cosa Ronaldo Junior. Il negozio si è praticamente riempito di persone, cioè, comunque il commesso, ragazzi, mi sta dicendo di non preoccuparmi, perché noi ragazzi avevamo chiesto al commesso di metterci da parte tutte le box dopo che arrivassero, e se non ho capito male, gliene sono arrivate 6 o 5, non so, ha detto che ce le ha messe da parte e che le possiamo trovare nel camerino a destra. Grazie signore, è stato molto gentile. Ora me le vado a provare. Qui ci sono delle giacche, lì ci sono delle scarpe, giubbotti, North Face, Supreme, attenzione, mio Dio, eccezionale. Proveremo una ruota, ve le faccio vedere, usciamo, faccio vedere un attimo, le prendiamo tutte, insomma. E sgombiamo via di qua prima che ce lo rubano, insomma. Quindi direi che possiamo entrare. Boom! Ragazzi! Mamma mia, Ronaldo Junior! Eccezionale! La nuova box logo Supreme di Ronaldo Junior. Ragazzi, la prima sono precisamente 6. Sono entrato nel camerino e le ho viste. Sono bellissime, le vedremo tutte. Veloce, veloce. Poi, ovviamente, ditemi nei commenti qual è la vostra preferita. La prima, ragazzi, questa qui, rossa, semplice, insomma, sono come quella grigia che avevamo. Solo che questa è rossa. Sì, mi ha portato da bere. Ragazzi, la prima box logo nuova di Ronaldo Junior è rossa. Ora andiamo a provare la seconda. Bene, ragazzi, ho chiesto al commesso di farmi qualche foto. Intanto mi ha portato anche da bere. Cioè, sto offrendo la rimanenza di quello che mi aveva portato. E attenzione, la seconda box logo di Ronaldo Junior, ragazzi, pare essere bianca. Che, ragazzi, devo dire bianca. Pensavo fosse brutta. Strafiga. Beh, è bella anche questa, quindi. Per ora rossa e bianca. Ora Ronaldo Junior finisce di bere e andiamo a vedere qual è la terza. Attenzione, perché qui abbiamo un colore abbastanza figo. Questo è un giallo arancione. Non so, non è arancione, non è nemmeno giallo, è una via di mezzo. Quindi, ragazzi, io vi dico che per ora quelle che abbiamo visto, questa gialla è la mia preferita. È bellissima, è un colore veramente bello, acceso, che non è né giallo né arancione.
Ci sta, devo dire, veramente è bella. Poi, non so ragazzi, datemi anche un vostro parere. Andiamo a provare la prossima che sono curiosissimo. Bene ragazzi, sarete sicuramente d'accordo con me che il nero, proprio quello che voleva Ronaldo Junior, non poteva assolutamente mancare. E direi che anche il nero ragazzi ha il suo effetto addosso. Il nero ragazzi non poteva mancare. Bene, ora vediamo le ultime due, tre. Sì, le ultime due ragazzi, e vediamo un po' quali rimangono. Guardate un po', continuando, questa è la penultima. Ho visto dentro il camino, ci sta l'ultima, che è la mia preferita, ve lo dico. Quello di Ronaldo Junior, non la mia, quella di Omega Ronaldo Junior. Questa qui ragazzi dovrebbe essere un'edizione speciale, perché non è un blu, cioè è un blu ghiaccio ed è molto molto bella, in quanto penso che questa qui sia del 2013-2012, cioè veramente molto molto vecchia. E questa era la penultima. Ora vediamo l'ultima, che è la preferita di Ronaldo Junior, mi ha detto lui a me, mentre la mia preferita era quella gialla. Cosa? No! No, no, no ragazzi, non mi dite che questa è l'ultima, che è la preferita di Ronaldo Junior. Non ci credo, ma cosa è rosa? Beh, no, Ronaldo Junior, è una bomba, regà. È una bomba. Ok, dai, ci sta. Ragazzi, abbiamo visto tutte le felpe Supreme che Ronaldo Junior ha comprato in segreto oggi. Quindi ditemi nei commenti qual è la vostra preferita. Me le sono messe già tutte in valigia. Grazie signore, è stato molto molto gentile. Quanto viene? Ragazzi, signore ci sta dicendo che siccome sono delle felpe, delle box logo rarissime, costano tanto, e noi avendone preso 6 che costano più o meno l'una 1.000 euro, ci esce tanto. Ma lei è impazzito? Ma gliele lascio? Ma non li spendo tutti questi soldi? Invece sì, c'ho tanti soldi, c'ho un milionario grazie a mio padre, quindi io prendo e spendo e spando tutto. Porca miseria, ti regalo pure 10.000 euro perché me li hai messi da parte. Oh mamma, Ronaldo Junior gli ha lasciato 3 mazzette, no, 1, 2, 4 mazzette da... Oh mio Dio, Ronaldo Junior. Sì, sì, tenga pure il resto, tranquillo. Torneremo a casa, il problema è che se torno a casa con questa qua, papà mi vede, quindi devo tornare a casa senza farmi vedere perché il papà... Papà, non lo so. Video vi è piaciuto, spolliciatelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentate dicendomi qual è la vostra preferita e ovviamente condividete il video con i vostri amici, perché ragazzi in molti stavate chiedendo: Omega, cambia i vestiti a Ronaldo Junior, prendi le nuove felpe, ragazzi, e io vi ho accontentati. Vi ricordo ragazzi, se volete essere salutati in tutti i prossimi video, trovate il mio Instagram in descrizione per partecipare, vedere i prossimi spoiler, essere salutati. Trovate le mie maglie ufficiali super edizione limitata come Ronaldo Junior che si è comprato la Supreme. Voi comprate queste che sono meglio, mi raccomando, che sono belle. Che ci sono anche le maglie di Ronaldo e Ronaldo Junior, edizione limitatissima ancora, eh. Detto questo è tutto ragazzi, qui è Ronaldo Junior in mini moto con la felpa più bella di sempre, quella rosa. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. Qui è Ronaldo Junior ragazzi, in mini moto, ci sentiamo al prossimo video. Qui è Omega ragazzi, grazie a tutti per la visione e se beccamo al video di domani. Ciao!